Il Museo Etnografico di Casa Segurini a Savarna ha ospitato ieri un interessantissimo convegno dedicato alla storia e al fenomeno del bracciantato agricolo di massa. Dalla metà dell'Ottocento alla seconda metà del Novecento, fino a quando cioè l'agricoltura e le bonifiche non divennero terreno per la meccanizzazione, il bracciantato fu un fenomeno che caratterizzò vaste porzioni del territorio del Nord Italia, in particolar modo tra Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, divenendo fertile terreno per lotte di classe, nascita di movimenti cooperativi, volano per il capitalismo e per l'accumulo economico italiano, per le lotte sindacali. Il bracciantato agricolo di massa come laboratorio attraverso cui osservare dinamiche sociali del mercato del lavoro legato al precariato che trovano riscontro per certi aspetti nell'attuale momento storico. Si sono confrontati sull'argomento luminari dell'Università di Bologna, dell'Università di Padova, dell'Università Ca' Foscari di Venezia, dell'Università La Sapienza di Roma, oltre a saggisti e uomini di cultura locali. Diciamo che nel Novecento, anche nell'ultimo Ottocento, è stato un fenomeno di assoluta rilevanza. Un terzo della popolazione nelle campagne, anche due terzi, erano braccianti. Prima hanno bonificato, hanno scavato i canali, gli scariolanti, braccianti ovviamente. Poi sono diventati agricoltori e per decenni hanno fatto della Romagna questo giardino. Che lei vede, che lei conosce, quindi è stato effettivamente un grande, e anche dal punto di vista politico è stato un fenomeno di grande rilievo. Possiamo dire che all'interno della dinamica del bracciantato agricolo di massa sia nato come dire, il germe della cooperazione in Emilia-Romagna. Sì, è nato così. Prima cooperativa è quella di scariolanti, cioè di bonificatori, cioè braccianti, che hanno lavorato in Romagna, ma hanno anche emigrato in Italia. Come sa, nel 1884 sono andati nell'agro romano, Ostia Antica e dintorni, e hanno bonificato. Circa un centinaio sono morti di malaria là. Quindi la cooperazione romagnola, la cooperazione ravennate in particolare, discende dagli scariolanti e dai braccianti. Che peso ha avuto nella vita economica italiana addirittura questo tipo di fenomeno? Ma il bracciantato agricolo è, come dire, un fenomeno sociale che diventa centrale nella seconda metà dell'Ottocento e rimane importante per circa un secolo, fino alla metà del XX secolo, per 100 anni sostanzialmente. Sono figure sociali cruciali, anche se nella scala ideale della società si collocano in basso, perché hanno, come dire, la capacità, le competenze per svolgere lavori di bassa manovalanza agricola, ma anche in un settore all'epoca molto importante per l'attività di bonifica, che è quello del movimento terra. Sono i cosiddetti scariolanti, che con proprio la muscolarità riempivano di terra le cariole e spostavano questi terreni per andare a fare gli argini, per andare a fare le colmate, per come dire, tutta una serie di opere infrastrutturali che in una regione fortemente paludosa, come era all'epoca la Romagna e Ravennate, sono come dire, essenziali per creare l'ordine dove c'è il disordine idrogeologico, per separare in maniera netta, chiara, definita le acque dalla terra sostanzialmente, quindi consentire un'agricoltura più moderna, più efficiente, una serie di insediamenti antropici e uno sviluppo economico che poi ha interessato tutta la regione sostanzialmente. Da dove parte l'idea di organizzare un convegno sul bracciantato agricolo di massa? Come mai? Per il fatto che riteniamo che il bracciantato agricolo abbia una caratteristica assolutamente moderna, la precarietà, che il problema del precariato di allora sia in qualche modo riconducibile al problema del precariato di oggi. E forse le soluzioni con cui è stato risolto il problema del precariato di allora possano dare delle indicazioni per la risoluzione del problema del precariato di oggi. Ecco, quindi è una sorta di analizziamo il passato per. Beh, non è proprio così, ecco. Cioè, però il passato può dare delle indicazioni per capire i problemi dell'oggi e forse dare, non dico delle indicazioni, ma dei suggerimenti a vedere come riuscire a risolvere i problemi dell'oggi. L'ultima relazione del professor Fincardi si chiama, non a caso, Braccianti di ieri, precari di oggi.
Di fronte alla decisione governativa di trasferire il collocamento dalla Lega al sindacato, che, e cito, l'ufficio di collocamento rimane nostro, fuori dagli uffici del lavoro, ci distribuiremo noi il pane e quella miseria che c'è, noi distribuiremo la nostra fame, noi e nessun altro. Quale secondo lei il legame tra il precariato di ieri rappresentato dal bracciantato agricolo e in qualche modo il precariato di oggi? Beh, era abbastanza diverso il problema, perché il precariato di ieri era un eccesso demografico nelle campagne che trasferisce a livello di formazione di un bracciantato che non trova lavoro, quindi deve prima emigra in città e poi emigra all'estero. Il precariato di oggi è una situazione invece di un mercato che non dà più certezze, quindi non, è un fatto strutturale, ecco, mentre allora era un fatto congiunturale, adesso è un fatto strutturale, quindi è un po' diverso. Qual è il peso economico del fenomeno del bracciantato di massa agricolo nell'economia e nella storia economica italiana? Beh, ripeto, è stato un fenomeno transitorio che dal 1850 al 1950, perché dopo l'agricoltura ha perso terreno, e in quel periodo certamente è stato importante. I 25 milioni di immigrati italiani in giro per il mondo sono in gran parte immigrati braccianti, del Veneto prima, dell'Emilia-Romagna, poi la Romagna per esempio ha dato i braccianti alle paludi pontine che sono state bonificate in gran parte dal bracciantato romagnolo. Il problema è quello che poi quando l'agricoltura ha perso terreno, diciamo così, ha perso importanza, certo il bracciantato non è più stato un problema vero, adesso è un altro problema naturalmente. Ha avuto un ruolo fondamentale perché è il segnale di una trasformazione ed è anche il veicolo di una trasformazione che avviene tra l'Ottocento e il Novecento, a cavallo tra i due secoli, in cui si affermano delle logiche di gestione della produzione agricola di tipo capitalistico rispetto alle vecchie economie poderali. Questo contribuisce a incrementare notevolmente il numero dei braccianti, che si distribuiscono poi su tutta la pianura padana, fino anche addirittura alle zone risicole, fino del Piemonte, della Lombardia e ancora a nord, fino a Rovigo, la bassa provincia di Venezia, e poi tutta la pianura emiliana. Sono centinaia di migliaia di braccianti che cambiano radicalmente anche i modi di vivere, quindi non solo i modi di lavorare, per fare solo due esempi apparentemente banali, le forme della vita familiare cambiano radicalmente, questi braccianti sono molto più mobili, hanno altre esperienze, sono distaccati dai rapporti paternalistici con i loro proprietari, i loro datori di lavoro, padroni come si diceva un tempo, e quindi hanno tutta un'altra forma di socialità, di vita familiare, e si organizzano, seconda cosa importante, si organizzano e danno vita dei sindacati, le leghe e delle formazioni politiche, il Partito Socialista, che cambiano profondamente la vita di questa regione e dell'intera pianura padana, perché cambiano, basta solo pensare all'esperienza ad esempio dei primi comuni popolari, basta pensare la laicizzazione del costume, basta pensare ad esempio nelle forme di vita popolare, il passaggio dalle veglie nelle stalle alla vita di osteria, no? È un mutamento straordinario che ha lasciato dei segni, anche perché è avvenuto in concomitanza, e qui siamo insomma in una zona propizia a parlarne, con una straordinaria bonifica, il paesaggio materiale, il paesaggio, le strutture materiali dell'agricoltura sono cambiate in maniera radicale. Ecco, quindi la formazione di questa classe, si può dire, che avviene appunto alla fine degli ultimi 20-25 anni dell'Ottocento in forme di massa, per almeno mezzo secolo, fino agli anni 50-60, cambia radicalmente il mondo di prima e il mondo successivo all'esperienza del bracciantato non è paragonabile, sono due mondi completamente diversi. Poi è una classe che in qualche modo nella sua forma di massa è stata dissolta dal boom economico, dalla meccanizzazione delle campagne, dalle sconfitte nelle ultime vertenze bracciantili e anche dalla voglia dei figli dei braccianti di fare altro, di andare in città, di girare il mondo e di istruirsi e di cambiare lavoro e di uscire dai borghi, insomma una vicenda che si è conclusa ma sulla quale forse vale la pena ritornare, perché ci insegna ancora qualcosa sui, appunto, i precari di ieri, ci possono insegnare qualcosa sui precari di oggi, insomma in quale più o meno tutti ci riconosciamo sotto una certa soglia anagrafica. Da cosa origina, dove nasce e quali sono le radici del movimento del bracciantato agricolo di massa? Le origini sono molto lontane, ma ecco il secondo Ottocento che diventano
fenomeno sociale di enorme interesse perché è abbastanza unico a scala europea. Primo, anche perché questi braccianti puntano al socialismo, che era un fenomeno urbano legato al proletariato industriale. E quindi già questo è un fatto rilevantissimo, perché il socialismo entra nelle campagne italiane come un dato quasi naturale. Il secondo elemento è che ovviamente il lavoro dei braccianti è quello della bonifica, e quello cioè legato a una precarietà di base che spinge a cercare il lavoro dove c'è. A questo punto si è parlato di socialismo, appunto di cooperazione, quindi qual è il portato culturale principale alla vita politica italiana e alla storia italiana di questo fenomeno? Ma direi che si vince l'isolamento che ha caratterizzato per lungo tempo il mondo dei contadini. L'isolamento era presente nel mondo dei mezzadri. Quindi il loro vivere era un vivere isolato proprio perché la mezzadria li obbligava a guardare il campo, a guardare, per così dire, tutti i bisogni di questa azienda agraria. Il bracciante invece ha, come dicevo, le sue solidarietà interne come gruppo di uguali. E il gruppo di uguali spiega un po' intanto il socialismo nelle campagne italiane, ma spiega soprattutto anche le forme di organizzazione che questa massa di braccianti si dà proprio per difendere il posto di lavoro. Il poco lavoro che c'è va distribuito equitativamente fra tutti gli appartenenti ad una comunità. E questo è un fenomeno sociale di enorme rilevanza, crea legami di solidarietà, crea anche una visione del mondo diversa. Per Ravenna Web TV, Joseph Franzò.